presento. Sì. Sono Roberto Ambrosoli, nato a Milano molti, molti anni fa, 1942 ahimè. Però da 50 anni perlomeno risiedo a Torino ed è a Torino che ho buona parte di questi 50 anni sono stato quello che si dice un militante anarchico. Sono ricordi dolorosi. Io mi ricordo che era il 16 dicembre 69. Mia moglie aspettava il secondo figlio, mio figlio Alessandro. Mi ha telefonato mio fratello, che aveva o la mattina presto o in piena notte, una cosa del genere, dicendo: ho sentito adesso alla radio che un anarchico, Pino Pinelli, è caduto dalla finestra ed è morto. Mio figlio è nato quella notte lì, perché un grande sconvolgimento in casa, e mia moglie ha avuto le doglie e ha partorito. Io mi ricordo sempre questa cosa, che la nascita del mio secondo figlio è coincisa con l'annuncio della morte di Pinelli. Guarda, Pinelli era di quelli lì, di quei i vecchi compagni in cui, non so come dirla, anche perché dopo un po' mi si fermano le parole, ma in cui non so se dire che siccome eravamo anarchici eravamo anche tanto amici, oppure eravamo amici prima di essere, non lo so, comunque sta di fatto che a quei tempi noi militanti eravamo legati in una maniera personale, molto personale, qualcuno magari potrebbe dire troppo, ma comunque molto personale. E con Pinelli era, perché lui era un uomo d'oro, ma comunque non so cosa dirti, ma comunque c'era un legame fortissimo, personale, umano. Quindi non è stato soltanto una morte politicamente brutta, è stata una perdita di... Appunto qua a Torino, per dire, prima della bomba, poi dopo tutti i fatti, un po' che clima c'era? C'era un clima, guarda, da un lato di grande preoccupazione, anche perché a quei tempi, in quei giorni in particolare, ma anche un po' prima e poi anche dopo, si parlava di colpo di Stato. D'altronde, leggevo oggi su Millennium del Fatto Quotidiano una ricostruzione parzialmente buona, parzialmente, di quei giorni lì. Certo, la bomba è stata fatta, e le bombe prima e poi dopo, per in qualche modo produrre un colpo di Stato o comunque una svolta autoritaria. Quindi c'era molta preoccupazione. Però lì si è visto la grandissima comunione. Eravamo tutti insieme, e questo senso di
di comunione, di appartenenza, che colpiva non soltanto, colpiva, che ha preso non soltanto noi che eravamo già anarchici. Tanto per dirne una, mio padre, che non è mai stato un uomo molto di sinistra, gli Ambrosoli di tradizione sono monarchi, erano ormai monarchici, puoi capire, nemmeno fascisti all'epoca, monarchici, vabbè. Il famoso Giorgio Ambrosoli, l'avvocato di Sindona, ah, eccetera, sì. Era monarchico. Vabbè. Ma mio padre, è che non è mai stato tanto simpatizzante per le scelte di suo figlio anarchico, lì si è improvvisamente sentito partecipe, no? E so anche di altri padri di compagni che mi ricordo una volta che è venuto in sede, mi sembra, no? Dovevamo trovarci a casa mia a dire: guarda, fate attenzione perché ho visto dei movimenti di macchine strane qui intorno, non vorrei che vi succeda. Cioè, c'era una empatia che era stata un po' una cosa poi che è andata avanti anche nel 68, dal 68 in poi, che ha questa idea di non dico di rivoluzione, ma di ribellione, che ha, tra virgolette, contagiato un po' tutto il mondo. In vario modo, chi più chi meno, chi in un senso, chi in un altro, ma è andata avanti, è un'altra delle cose che si è persa da allora ad adesso. Quindi noi dicevamo a quel tempo, dopo, un po' dopo, commentando, no? Che gli anarchici dicevano la strage è stata una strage di Stato, ma questa idea che la strage è stata e si è diffusa, e non erano solo gli anarchici, ma una buona parte della popolazione si è riconosciuta in questa tesi. Valprede innocente è la strage di Stato. E noi successivamente, forse esagerando, ma non so, abbiamo detto che se le intenzioni autoritarie, golpiste o comunque di involuzione autoritaria della società non sono andate così come speravano che avrebbero potuto andare, beh, è stato perché c'è stata questa grande sollevazione popolare contro questa cosa. La bomba è stata fatta, le bombe prima, la bomba di Piazza Fontana, eccetera, è stata fatta per chiedere dire alle persone: ah, vedete, ci sono delle persone cattive, adesso dobbiamo cambiare le cose e avere una situazione più autoritaria. La gente ha detto: no, non è vero, non ci stiamo. Però perché l'ha detta? Perché c'è stata tutta una massa di militanti che si è lì, non c'erano solo gli anarchici, che diceva tutta la sinistra extraparlamentare, eccetera, che si è messa di mezzo. Beh, quello, ecco, era anche per dire che in quei giorni lì c'era questa preoccupazione da una parte di quello che poteva succedere, ma anche questo grande senso di dire: oh ragazzi, ma qui siamo
una bella massa di persone che può fare delle cose. E forse ci illudevamo, un po', ma comunque.